Ed eccoci a mercoledì con i nostri due ospiti che vuoi ricordare tu, Eraldo? L'assessore di Osimo alla sicurezza e viabilità, Federica Gatto. Sì, giusto? Buonasera. E il comandante dei vigili della polizia municipale, non si dice più vigili. Sì, no, infatti, secondo non me non è una bestemmia comunque. No, allora, però è un po', storia, è un po' diminutivo. Allora, la domanda che voglio fare al comandante della polizia municipale è: insomma, si ha difficoltà quando si ha un assessore giovane, particolarmente capace, insomma, va bene, poi esperta nel settore, tra l'altro anche figlia d'arte in qualche maniera, possiamo dirlo, cioè conosce meglio di qualsiasi altro la materia, si ha più difficoltà o è meglio, cioè, avere un assessore così? Possiamo far finta che l'assessore non sente? Ma no, sicuramente noi eravamo contenti quando abbiamo saputo che c'era una, è figlia di un nostro maresciallo in pensione, e ha fatto con me, come dicevo, un corso universitario sulla sicurezza urbana, quindi ci siamo ancora conosciuti ancora di più lì. Lei lì ancora si è specializzata ancora di più, ha conosciuto altri comandanti, quindi quando è venuto a fare questo lavoro di assessore era già esperta anche protezione civile. Esperta di protezione civile, che lavora appunto un valore aggiunto. No, sicuramente è un buon punto d'appoggio per noi in regione, per cui sappiamo dove rivolgersi anche quando dobbiamo andare in regione, e lei sicuramente ha capito da subito i nostri problemi, prima ancora di uno che magari prima da capire doveva entrare dentro. Allora, e via. No, io volevo chiedere, no? Così ho cercato di vedere un po', su YouTube esistono molti corsi di educazione stradale, soprattutto per i giovani, quindi, ma non solo su YouTube, ma anche sui nuovi mezzi, diciamo, di comunicazione. Ecco, ad Osimo, assessore, ecco, Federica, sì, perché sì, ci abbiamo detto, Federica, certo. Ad Osimo, che cosa stiamo pensando di fare per questi nostri giovani? Sappiamo, insomma, che la situazione è quella che è, ci sono dei corsi programmati, video... Sì, noi abbiamo partecipato nel 2014 al bando Garanzia Giovani, un bando che prevede dei fondi europei per finanziare dei progetti appunto ai giovani ragazzi. Abbiamo vinto in particolare un progetto denominato Scuola di Legalità, dove due ragazzi ogni anno vanno nel comando di polizia locale di Osimo, sono a contatto con gli due operatori. Due ragazzi delle nostre scuole? No, due ragazzi e neolaureati. Ah, neolaureati. Esatto. È uno stage. Sì, uno stage appunto finanziato con fondi europei e denominato Garanzia Giovani. Hanno appunto la possibilità di conoscere i problemi della polizia locale, preparano dei corsi appositi sull'educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, ma anche ai nuovi media, e poi incontrano i ragazzi delle scuole medie superiori ed inferiori. I primi incontri si sono tenuti nell'ottobre del 2015, hanno avuto un grande successo e si sono affrontate le problematiche più disparate, e abbiamo visto ragazzi molto attenti, molto curiosi, che hanno rivolto molte domande sia ai ragazzi appunto di Garanzia Giovani, ma anche al comandante. Quindi è meglio prevenire che curare. Assolutamente sì. Eccoci qua, siamo a mercoledì quindi aspetta la seconda parte con i nostri due ospiti. Ma Renato, sai, qui ad Osimo succedono ogni tanto qualche, per esempio l'anno scorso c'è stata un'operazione chiamata Red Gold, dove è stata sgominata una banda di rom che era specializzata nei furti di rame, in particolare nei parchi fotovoltaici, ed era proprio qui nella nostra zona. E so che tu volevi fare una domanda un po' di prevenzione per evitare questi furti. La cosiddetta sicurezza passiva, i sistemi di videosorveglianza, se ne parlano tanti, insomma la città di Osimo ne è dotata, ultimamente ne sono state installate altre di telecamere nelle zone più nevralgiche, agli incroci eccetera. Ecco, volevo chiedere che cosa possiamo sapere in più, se c'è in progetto altre installazioni e cos'altro, insomma, può dirci l'assessore. Per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza, noi lavoriamo in stretta collaborazione con le forze di polizia che ci sono sul territorio, perché appunto ci danno indicazioni operative sul loro migliore posizionamento. E, oltre al sistema di 50 telecamere che sono posizionate su tutto il territorio osimano, siamo andati ad integrare questo sistema con nuove telecamere, 15 nuove telecamere di ultima generazione che sono posizionate nei punti di accesso di Osimo. Nuova generazione cosa significa? Che alta definizione, esatto, di notte, brandeggiabili, di esatto, eccetera, capaci, insomma, di leggere la targa e di visionare al meglio gli occupanti del mezzo, quindi sono veramente molto potenti, importanti a livello di prevenzione. Poi un'altra importante attività che mettiamo in campo ogni anno è il bando di cofinanziamento di sistemi di videosorveglianza, quindi ogni anno sono
presentati dei fondi a disposizione dei cittadini per implementare questi nuovi per gli esercizi commerciali, vuol dire? Sì, sia cittadini privati che nuovi che esercizi commerciali. E anche quest'anno, nel 2015, abbiamo finanziato 17 nuovi sistemi di allarme e videosorveglianza, e anche per il 2016 riproporremo lo stesso bando. Poi vorrei anche ricordare che la legge di stabilità 2016 prevede anche per quest'anno degli sgravi fiscali proprio per chi protegge le proprie abitazioni, insomma, con nuovi sistemi di allarme, sia privati che commercianti, esatto, eccetera. Quindi è interessante. Possiamo chiedere al comandante della Polizia Municipale quanto è utile acquisire un'immagine, ad esempio per un'attività di indagine o per ricostruire anche un sinistro stradale? Allora, ma è fondamentale alcune volte queste le immagini, se sono fatte bene, perché altrimenti non hanno nessun valore probatorio di indagine. Però diciamo che può servire per aiutare l'indagine o per subito per chiudere un'indagine. Per esempio, la parte più brutta di Osimo a livello di immagine, diciamo così, che sono le mura dei giardini pubblici di Piazza Nuova, di Piazza Nuova, dove purtroppo parecchi più brutta nel senso quella dei episodi brutti, non capivo perché Piazza Nuova è bella, sì, è bella come mezz'ora, forse scelgono quella perché è l'ultima cosa che vedono, più brutta per quello che succede, insomma. Esatto, con l'ausilio di queste telecamere e in aiuto alle forze di polizia che devono fare le indagini, la chiudono subito perché non devono fare un'indagine per vedere se è stato buttato, c'è un'istigazione al suicidio o meno, e quindi certo, con queste telecamere qui viene chiusa in brevissimo tempo, in quanto è chiara purtroppo la volontà del suicidio. Questa è la parte più brutta che può servire, mamma mia, ma però qualche cosa buffa quindi, che è successa con queste telecamere o tantissime. Una racconta una prima di chiudere, no, perché giustamente loro hanno il rispetto della privacy, vabbè, quindi non possono. Parliamo di sesso, ma qualcosa di buffo, cosa è successo? Cerco di togliere tutte le cose che può essere. C'è stato un periodo in cui venivano rubati dei fiori in una certa parte e abbiamo preso le immagini e lo abbiamo passate al comandante della stazione dei carabinieri per fare le sue indagini, e mi ha raccontato questo comandante che mentre stava visionando queste immagini e vedeva l'autore, alza gli occhi e era davanti a lui, perché era vestito come era in quel momento in cui rubava i fiori. Se l'è trovato davanti. E chi era? Che no, non diciamo il nome. Questa si chiama fortuna sfacciata. No, questo è un aneddoto che io non lo racconto sempre perché è abbastanza comica. Chiudiamo dicendo attenzione a quello che fate. E non raccogliete i fiori se non per regalarli a qualche amante, insomma, ecco. Allora, questo sulle diciamo webcam è interessantissimo. Poi so che in Osimo ne sono state acquistate altre, come ha detto prima l'assessore. E io volevo domandare, ma oltre alle webcam, ecco, questo vorrei partire adesso col tecnico, diciamo, quindi con ecco, quali sono i consigli che possiamo dare ai cittadini per prevenire i furti? Quelli normali, linee guida, diciamo, ecco. Sì, proprio in questo ambito abbiamo redatto un vademecum sui principali consigli da dare sulla sicurezza. Un vademecum realizzato in collaborazione con il commissariato di polizia di Osimo, che ha visto anche il nulla osta da parte del Ministero dell'Interno. Quindi per noi è stato motivo di grande soddisfazione. E questo cosa dice questo vademecum, ad esempio? La centralità di questo vademecum è sicuramente la mutualità di vicinato, che in un certo qual modo si contrappone un po' al controllo di vicinato, perché non vogliamo cittadini che diventino delle spie. Perché le forze di polizia fanno benissimo il loro lavoro. Il compito del cittadino è segnalare ciò che esula movimenti dalla normalità, sospetti, persone che magari non sono mai state viste in quella zona, e non avere remore a fare segnalazioni, perché molto spesso purtroppo le forze di polizia ci riportano i cittadini che dicono sì, avevo sentito qualche rumore e poi dico bah, non sarà niente, e invece poi il furto viene realizzato. Quindi è necessario e fondamentale la collaborazione, quindi dei segnalare cittadini. Guardarsi attorno, esatto. Un altro consiglio qual è? Sicuramente, ad esempio, non lasciare le porte aperte ma anche ma le finestre sì? No. Cosa frequentissima, non scrivere su Facebook se si va in vacanza, perché sembra una sciocchezza. Non è una sciocchezza, perché molti furti vengono perpetrati in questa maniera: si segue quello che fa l'attività del cittadino e poi quando quindi attenzione va in vacanza, a quello che scriviamo in casa. Esatto, insomma, ecco. Sì, senti, Eraldo, io vorrei chiedere ai nostri ospiti che interpretano, diciamo, sono dei imprenditori morali perché interpretano l'opinione pubblica e ne fanno un tema sia politico che sui tavoli di lavoro, come ad esempio i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, rappresentano quelli che sono alcuni fenomeni in un territorio come possono essere la città di Osimo, e quindi fanno in modo che tutti gli enti dello Stato e anche quelli territoriali presenti sul territorio collaborino tra loro
affinché si possa risolvere il problema. Ecco, una parola vorrei chiederla: non esiste un po' troppo allarmismo in fondo? Perché adesso, al di là del fatto, sì, va bene, i furti ci sono, questi reati predatori ci sono, eccetera, però tutto sommato possiamo dire che viviamo in una città tranquilla? Possiamo dirlo? Ovviamente le problematiche non vanno mai prese sotto gamba, il fenomeno va sempre tenuto sotto controllo, però bisogna essere anche obiettivi, anche perché quello che si verifica in Italia è purtroppo uno scollamento tra la realtà dei crimini commessi e la percezione della sicurezza. Infatti ormai da diversi anni si vede una diminuzione dei reati, però purtroppo la percezione di insicurezza aumenta sempre di più. Dice, fa più rumore un albero che casca che 100 che crescono. Esatto, ma questo, ripeto, non vuol dire sottovalutare il fenomeno, ma vuol dire guardarlo con oggettività. Infatti anche all'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza il prefetto ci ha proprio riferito che per quanto riguarda questa prima parte dell'anno i furti in appartamento si sono dimezzati, quindi bisogna guardare la realtà dei fatti, le forze di polizia lavorano molto in coordinamento e questo sembra funzionare. Commissariato, riuscirete a mantenerlo ad Osimo? Abbiamo lottato tantissimo per questo sin dal nostro primo insediamento, in questo momento sembra che il progetto di riorganizzazione da parte del Ministero dell'Interno si sia bloccato e quindi tutti i commissariati d'Italia in questo momento sono salvi. Per fortuna. Beh, siamo alla chiusura anche della giornata di mercoledì, chiudiamo con un Twitter che è il seguente: l'Italia è quel paese dove anche le navi da crociera circolano in zone chiuse al traffico. A domani sera. Buon cammino. Come diciamo, oggi è giovedì, c'è stato il mercato d'Osimo. No, c'è stato anche mercato, no. Quindi il mercato pieno di gente. Venerdì, gnocchi. No, è un'altra cosa. Sì, va bene, se proprio c'hai fame, dillo, l'orario è quello. Insomma, anche quello, perché stiamo trattenendo i nostri ospiti. Un'altra volta che parli di cibo, ci tocca invitarli a cena, te lo dico subito. Allora, io so che la Polizia Municipale di Osimo, tra i suoi compiti, anche quello di, diciamo, un po' di occuparsi degli animali, delle segnalazioni, ma c'è stato un episodio curioso, adesso ce lo facciamo raccontare dal nostro qui capo della polizia, qualche settimana fa ad Osimo. Ce lo vuoi raccontare questo episodio curioso sugli animali? Sì, era un po' di tempo che a Osimo venivano fatti avvistamenti di mucche, di cervi, qualcuno morto, qualcuno vivo. E questa volta però ci è arrivata una segnalazione ben strana. Perché a che ora vi è arrivata intanto? Verso le 7 circa. Della mattina. E alcuni dipendenti della Stea che stavano facendo dei lavori hanno visto un capriolo dentro il Duomo, cioè dentro la piazzetta del Battistero, per intenderci. Ovviamente sono rimasti meravigliati, la prima cosa che hanno fatto è chiamata a noi, perché normalmente sono cose nostre come polizia rurale. E abbiamo fatto diverse telefonate per sapere a chi rivolgersi, alla polizia forestale, all'ASUR, via. Gli unici che ci hanno risposto è stata la polizia forestale, che ci hanno dato un valido aiuto. Ma anche loro sono rimasti come noi impantanati nella burocrazia purtroppo imperante ancora in Italia e non si sapeva che fare intervenire. Poi mi è venuto in mente che a Osimo avevamo un veterinario, il dottor Alessandro Alessandrini, che è esperto, c'è un bel parco. L'ho chiamato, lui è stato disponibilissimo, è subito venuto da Iesi di corsa. La conoscenza del territorio, questo significa conoscenza del territorio. Sì, perché riesce a districarti in queste cose qui, perché lo conoscevo, sono amico da tanto tempo. E niente, l'ha addormentato, l'ha messo in una cassetta e l'ha portato, l'ha liberato in campagna. Questo subito ha ripreso la sua libertà. Perché pensavi che se lo volevo cucinare tu? Beh, no, un capriolo non credo, insomma. E invece i cittadini cosa vi domandano in relazione agli animali? Normalmente la questione sono cani pericolosi, esatto, cani la maggior parte che fuggono. Delle volte sono cani abbandonati oppure perché fuggono, ed è un sottile confine, perché capire se un cane è stato abbandonato ed è fuggito non è semplice, e le due cose hanno una differenza sostanziale, perché per uno è previsto una salatissima sanzione. Quindi se un cittadino di Osimo vede un cane che gli pare abbandonato deve comunque segnalarlo, sì, a voi. Infatti, sì, un esatto. Cane, un animale, un generale, un serpente, un coccodrillo. Volte è stato anche un serpente, due o tre anni fa. Diciamo animali d'affezione, animali selvatici. Non so se vi ricordate, c'era il famoso serpente, un boa, sembrava si era dato alla caccia e poi non è stato trovato, ma parecchie persone l'hanno vista. Mamma mia. Sono quegli animali portati a casa e poi lasciati abbandonati. Quando cresco. E ancora con i nostri ospiti, che questa settimana non lasciamo più andare a casa. Se vedi un leone, chiama
il capo della polizia, insomma, ecco, se lo vedi in giro, no, se vedi un leone fuggi, che se ci va, non farei in tempo. Mi dispiace al comandante della polizia municipale, casomai lo chiamiamo quando l'hanno catturato, insomma, che è pure il leone, no? C'è un self. Appunto, stiamo parlando del nostro territorio, della città di Osimo, con l'assessore ovviamente alla sicurezza e alla polizia municipale e il comandante del corpo della polizia municipale di Osimo. Abbiamo capito che la conoscenza delle persone del territorio è un elemento imprescindibile, insomma importantissimo, per cui possiamo dire con anche una certa tranquillità noi cittadini che siamo in mano a persone competenti, e non è cosa da poco, insomma, in questi soprattutto giorni. Quando ci sono cittadini anziani, perché sappiamo che molti dei furti che vengono commessi in Italia, delle truffe anzi per essere più precisi, sono ai danni degli anziani e sono in costante aumento purtroppo. Volevo chiedere se anche ad Osimo succedono queste truffe, avvengono queste truffe, e se ci sono molti anziani che si rivolgono a voi. Ecco, se l'assessore può dirci se c'è qualche dato, insomma, su questa cosa. Sì, molto spesso infatti le fasce più deboli, che sono rappresentate appunto dagli anziani, fanno riferimento alla polizia locale, ma anche direttamente al comune, per segnalare dei fatti strani. Ad esempio, ultimamente, racconto un aneddoto, una signora è stata abbracciata da un'altra donna e, facendo finta appunto di conoscerla, nell'abbracciarla l'ha sfilato la catenina. La signora purtroppo si è accorta molto tempo dopo, ma poi è collegato il fatto a questo. Quindi le truffe agli anziani purtroppo sono perpetrate e molto spesso. E come possiamo prevenirle? Allora, la questura di Ancona quest'estate ha prodotto un vademecum molto interessante che si chiama proprio Estate Sicuri, dove appunto stila una serie di consigli diretti agli anziani. In particolar modo, la cosa principale che l'anziano non deve fare è assolutamente aprire la porta a chi non si presenta in maniera adeguata, anche con una divisa, perché bisogna sempre ricordare che gli enti e le istituzioni non mandano mai propri operatori a chiedere bollette o a chiedere comunque pagamenti. Eventualmente si può verificare l'identità di questa persona facendo una telefonata all'ente. Ad esempio, un'altra problematicità è rappresentata dal ritiro, ad esempio, delle pensioni alla posta. Quindi anche in questo caso è consigliabile che i parenti accompagnino questi anziani. Oppure, se gli anziani vanno da Sembrano soli... Sembrano consigli semplici, ma... No, sono fondamentali. Sono fondamentali. Soprattutto per responsabilizzare poi i parenti, che anche se queste persone vivono sole, ma vanno monitorate, o anche i vicini. Ritornando alla mutualità di vicinato, se si ha appunto un vicino che vive da solo ed ha ormai un'età elevata, magari scambiarci quattro chiacchiere per sapere come sta, e anche per sapere se è stato avvicinato qualcuno oppure se ha ricevuto qualche telefonata strana. È importante la coesione sociale, l'interazione, perché purtroppo il nostro vivere in maniera solitaria purtroppo rende più facile essere soggetti e vittime di questi tipi di reati. Prima di mandare la musica, volevo dire, Renato, allora la pensione ti accompagno io a prenderla, eh? Eccoci qua, tu che chiacchieri sempre non ascolti sempre, la musica, però è come se facessi delle domande private ai nostri due ospiti, e invece è importante fare sentire. Io volevo chiedere al nostro comandante, che so, per esempio, un anziano vicino a casa mia, gli è arrivata una lettera che aveva vinto un bel premio alla lotteria, no? Un premio meraviglioso. Poi dopo l'anziano cosa ha fatto? Doveva inviare dei soldi però per poter avere, diciamo, il premio, però il premio non è arrivato mai. Questa si chiama la truffa della lotteria, ma ce ne sono tante: c'è la finta donazione, la truffa del pacco, la truffa delle banconote. Insomma, questi poveri anziani vengono truffati in tutti i modi. Che tipo di denuncia avete avuto voi, tornando su questo tema? Per non parlare poi dei, come diceva prima l'assessore, falsi dipendenti dell'Enel, eccetera, insomma. Ma noi più che altro sono state denunce di personaggi che riuscivano a intrufolarsi dentro la casa di questi anziani con mille scuse, che non sto qui a dire, che sono tantissimi, perché questi fanno solo questo, ci pensano di notte, hanno solo quello da fare, per cui... Quindi il consiglio è non aprire a sconosciuti. Esatto, la cosa principale è quello che ha detto l'assessore, di non aprire a sconosciuti e non farli entrare. E se non si è sicuri, telefonare alle forze di polizia o ai parenti o ai figli, se ce l'hanno, per dire: guarda, mi è successo questo, cosa faccio? Bisogna avere, purtroppo, quell'età lì ci si vergogna un po', sembra che si voglia, che ormai è giunto il momento di dipendere totalmente dagli altri, e queste cose non l'accettano. Quindi vogliamo però definire un po' queste linee guida per gli anziani. Sì, possiamo dire che la ricerca di sicurezza dice che essere anziani soli, privi di scambi sociali, di significati, diciamo rapporti significativi con i vicini, influisce nel senso della vulnerabilità. Esatto. Tu si è soli,
più si è vulnerabili. Quindi è importante avere rapporti con oltre i familiari, anche con i vicini e soprattutto con le forze dell'ordine, soprattutto quelle locali, perché no? Sono persone che vivono qui da sempre, esprimono estremamente fiducia, quindi parlarne con loro e chiedere consigli, io credo che siano sempre disponibili, insomma, i nostri. Ma poi noi in Osimo abbiamo anche, come si dice, i carabinieri di quartiere, se non vado errato, no? Sì, è un tipo di servizio che viene svolto, sì, ma sì. C'è anche il vigile. Il vigile che gira insomma, proprio nel quartiere, sì, insomma, sì, ecco. Sì, sì. E quindi anche quello può essere un... di vicinanza, di prossimità, chiamiamolo come vogliamo, in cui si cerca di essere il più possibile vicino al cittadino per raccogliere le sue problematiche sociali, insomma, diciamo così. Ecco, quindi riassumendo, diciamo, bisogna non aprire agli sconosciuti. E rivolgersi ai vicini, ai familiari in caso di dubbi, non chiudersi in se stessi o dentro l'appartamento, non chiudersi in se stessi, perché... cercare di evitare di prendere soldi in contanti alla pensione, che meglio è ancora proprio... col trasferimento su un conto, ecco, corrente. Sul conto corrente, insomma. Io chiedo all'assessore se c'è bisogno quindi di chiedere l'intervento anche dei servizi sociali, no? Qualcuno, qualche vicino dovesse segnalare una situazione poco ambiente, insomma, nei confronti di un anziano. Assolutamente, la sicurezza è un sistema composto da tante variabili, che non è solo repressione ma soprattutto prevenzione, e tante istituzioni si occupano di questo, i servizi sociali in primis, quindi va fatta la segnalazione alla polizia locale ed eventualmente la polizia locale poi allerta l'assistente sociale. E il Twitter di questa sera è il seguente: vi siete ben accorti di una cosa? Chiunque guidi più lentamente di voi è un coglione, e chiunque vada più velocemente un pazzo scatenato. A domani sera.